Punti pesanti quelli conquistati dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia nell'anticipo del sabato della 22esima giornata del campionato di A1 femminile. Le ragazze di Bertini davanti al pubblico del Palabarton offrono una prestazione convincente e si prendono l'intera posta in palio mandando al tappeto Firenze per 3-1. Vittoria fondamentale che permette di tenere a distanza gli ultimi due posti che vogliono dire retrocessione quando ormai mancano solo 4 gare alla fine della regular season. Il primo set parte con le squadre a braccetto fino al 9 pari, poi Firenze comincia a sbagliare e Perugia ne approfitta. La Bartoccini sale addirittura sul 19-12 costringendo Parisi al time out, ma è tutto inutile. Santos colleziona due ace e chiude il set con un eloquente 25-15 per Perugia. Le toscane iniziano male anche il secondo parziale, scambio lunghissimo risolto da un gran diagonale di Gardini che dà il 6-4 a Perugia, ma si fa male ricadendo e deve lasciare il posto a Capitan Guerra. Perugia amministra la situazione e gestisce il margine. Una Lazic in stato di grazia, sarà lei l'MVP del match con 21 punti messi a referto, porta la Bartoccini fino al 20-14, con Firenze che si gioca anche l'ultimo timeout. La pausa però fa bene alle toscane che tornano sotto fino al 21-19. Guerra si carica sulle spalle la squadra e la porta sul 24-21 conquistando ben 3 set point. Tutti annullati, si va così ai vantaggi dove decide il muro di Polder e l'errore di Silvia Nuakalor che spedisce fuori regalando il 27-25 a Perugia. Nella terza frazione di gioco Perugia sbaglia tanto e le toscane ne approfittano. Set ma in discussione, chiuso sul 17-25 dall'attacco di Knollema. Nel quarto parziale la Bartoccini prova la fuga andando sull'11-8, ma un passaggio a vuoto delle Umbre consente a Firenze di impattare sul 13 pari. Perugia torna avanti sul 17-14 grazie ad una chiamata al videocheck che corregge una clamorosa svista del primo arbitro che non si era accorta che l'attacco di Silvia Nuakalor era passato fuori asta. I due punti consecutivi di Lazic fissano il risultato sul 25-20 finale che vale il 3-1. È un po' che stiamo facendo bene, lo stiamo facendo un po' troppo a tratti e spesso facciamo rientrare le squadre avversarie in partita. Oggi stava succedendo ancora perché il terzo set abbiamo perso tanto di precisione già dalla fine del secondo, poi invece abbiamo capito che doveva essere una battaglia, quindi non dovevamo essere belli ma dovevamo essere più cinici e l'abbiamo fatto. Stasera abbiamo dimostrato quello che possiamo fare, quello che siamo, speriamo bene, cioè nel senso questi erano punti fondamentali per noi.